Qua siamo a Torino, al villaggio olimpico per le Olimpiadi invernali di Torino 2006. Sono passati 5 anni, qua siamo nell'area servizi, la parte centrale del villaggio olimpico, quindi la parte in cui abbiamo recuperato le strutture storiche dei vecchi mercati generali ortofrutticoli, il MOI, costruito nel 1932 e 1934 da un bel gesto di architettura dell'epoca dell'architetto Umberto Cuzzi. Noi le abbiamo ristrutturate, recuperate attentamente con un restauro del cemento, un restauro, un consolidamento delle superfici, un consolidamento dei ferri e poi andando a chiudere buona parte delle strutture coperte con delle vetrate che separano le parti esterne, anche coperte, dalle parti interne dove durante le Olimpiadi si svolgeva la vita giornaliera degli atleti e dei giornalisti. Questo quindi era il centro servizi. Oggi ne siamo nel 2011, a distanza di 5 anni, queste strutture però non sono ancora state destinate a nessuna attività ed è un grandissimo peccato perché oltre alla perdita di valore edilizia architettonica delle strutture che sono lasciate a se stesse e che lentamente conoscono un degrado, che è visibile anche nelle parti esterne con le scritte sui vetri, con un po' di vandalismo che viene spontaneo quando c'è l'abbandono. È un peccato soprattutto perché qui abbiamo un quartiere, una circoscrizione, un'area di Torino che ha poche attività, ha pochi spazi d'incontro, ha pochi spazi per la cittadinanza e invece questi spazi erano destinati, come nostra idea, ad essere trasferiti dopo le Olimpiadi ha delle funzioni aperte al pubblico, sia commerciali, piccolo commercio, sia di mercato, sia di altre attività, di ricerca, di studio, insomma, qualche cosa che la città avesse avuto in animo e in capacità di organizzare per recuperare queste strutture. Quindi è un grande peccato che in questo momento nulla sia stato fatto a distanza di 5 anni, che è una cosa un po' inspiegabile, anche perché questo luogo aveva vissuto un grande entusiasmo durante le Olimpiadi, quindi c'è una sorta di quasi un blackout mentale dell'amministrazione pubblica. Ma insomma, adesso veniamo a parlare del progetto. Già ha detto qualcosa delle strutture in cemento. Questo è stato un progetto che noi abbiamo vinto con un concorso internazionale, con un raggruppamento abbastanza ampio di architetti europei da me coordinati, diciamo guidati, composto da Otto Steidl, un architetto tedesco che è scomparso, da Albert Constantin, da Hugh Dutton, da Giorgio Rosenthal, da Inarco, da De Rossi Associati e poi da altri colleghi non architetti, e al quale poi durante la fase post-concorsuale di sviluppo del progetto abbiamo associato altri architetti che abbiamo invitato come architetti ospiti, come dire, selezionati da noi, che erano Diener, Krischanitz, Ortner e Hilmar Sattler. Su questa parte dell'arcate, dei vecchi mercati generali, abbiamo, come dicevo prima, compiuto un lavoro di recupero e di costruzione di parti interne attraverso la realizzazione di facciate continue che chiudono una parte delle arcate. Parti invece sono rimaste aperte, porticato in richiamo alla memoria dei portici torinesi e alla spazialità di questa piazza. La parte centrale alla mia destra era la tettoia più interessante, cosiddetta aeroplano, perché ha queste due grandi ali di cemento armato che stanno con uno sbalzo di quasi 20 metri sui lati, sotto le quali abbiamo realizzato una facciata pighettata di vetro molto leggera, molto sottile, che abbiamo chiamato plissé, appunto pighettata, con l'idea di dare libertà sempre a queste ali di cemento di muoversi con la dilatazione termica, col carico della neve anche. E queste vetrate sono autoportanti e leggermente staccate dalla struttura di cemento, per cui è come un origami che sta in piedi da solo, un origami sottile, trasparente, di vetro e metallo, studiato insieme a Albert Constantin e insieme agli specialisti della Bodino Engineering. Questa è la parte centrale dei mercati. Dietro,
l'aeroplano. Più indietro, dietro le mie spalle, vedete invece il grande arco rosso. Il grande arco rosso, studiato insieme a Hugh Dutton, un architetto ingegnere inglese, figlio in termini culturali della cultura appunto di ingegneria strutturale avanzatissima di Peter Rice. Come è nato questo arco in termini di, prima di tutto, di principio? Nel fare il raggruppamento io ho pensato che avremmo dovuto dare a questo ponte che era richiesto nel bando del concorso una valenza simbolica, un valore simbolico centrale per il villaggio olimpico ma anche per Torino, cioè fare di questo ponte un qualcosa che potesse segnare veramente la presenza delle Olimpiadi a Torino negli anni a seguire. Per questo che ho voluto invitare Hugh Dutton, un amico con il quale avevo già lavorato, a lavorare con noi, data la sua cultura anglosassone cresciuta con Peter Rice. Loro insieme hanno inventato il vetro strutturale, quello dei ragnetti che sta in piedi appeso, sospeso con grandi superfici vetrate senza montanti. La sua cultura progettuale poteva aiutarci a fare un segnale veramente innovativo di tecnologia del costruire molto avanzata, appunto di matrice nordico-anglosassone. Con Hugh allora abbiamo ragionato molto velocemente un giorno, trovandoci a Parigi fuori del suo studio, come nelle migliori storie di ideazione e di invenzione, al bar nel Marais fuori del suo studio, presi i classici tovaglioli di carta, effettivamente abbiamo fatto quattro schizzi, e lì come è nata appunto l'idea. Per quanto riguardava la mia parte, io partivo da molto vicino, proprio dalla radice di questo posto, da queste arcate del 32 disegnate da Cuzzi e costruite con molta innovazione tecnologica in quegli anni. E allora dicevo, perché non facciamo un ponte che parte da questi archi, che nasce da questo arco del luogo che già era innovazione tecnologica all'epoca e che sarà la base dell'innovazione tecnologica del nostro futuro, appunto dopo le Olimpiadi. Hugh aveva già fatto invece dei ragionamenti per realizzare un ponte strallato proprio con Peter Rice qualche anno prima, sostenuto da un arco. Allora, le idee si sono immediatamente trovate a coincidere, abbiamo fatto qualche schizzo e da lì poi è nato lo sviluppo del progetto, che evidentemente è stato sviluppato insieme con tutta la parte strutturale, tutta la parte tecnico-costruttiva da parte dello studio di Dutton, da noi sempre seguito in collaborazione sul luogo, soprattutto anche come direzione lavori.